perché Simone Perotta ha dimostrato che se entra per mezz'ora ci può giocare nella Roma di Zeman, sì, serenamente. Sì, e Simone Perotta si è digerito il ritiro a Trigoria da solo quando gli altri stavano a Brunico, il ritiro a Trigoria da solo quando gli altri stavano in America, il ritiro a Trigoria da solo quando gli altri stavano in Irdening. E non se n'è andato, ha detto no, io ho un contratto, mio figlio è tifoso della Roma, amo questa città, voglio continuare a giocare qui. Non si è fatto un problema delle doppie sedute anche da solo. E neanche noi, io quello voglio arrivare, io sono d'accordo con te, cioè non stiamo facendo polemiche, sono assolutamente d'accordo con te, io quello che dico, visto che nessuno sarà mai Totti, non dico di trattare il caso De Rossi come il caso Perrotta, però perché De Rossi è obiettivamente un calciatore diverso e più importante. No, ma ho nominato Perrotta per togliere di mezzo Francesco Totti, cioè per dire, Francesco Totti è un esempio inarrivabile, ma basta arrivare al capitano numero 3. Assolutamente, ma io quello che ti dico è non drammatizzare così tanto la vicenda De Rossi, cioè... se fosse stato Totti avrebbe meritato tutti questi titoli di giornale, tutte queste discussioni, però secondo me i calciatori vanno trattati come one of 11, molto, molto più come parte di una squadra. Ecco quello di dice, cioè così però, il protagonista è sbagliato, vedi che neanche De Rossi lo vorrebbe, ad esempio quello dello sport non la pensa come te, non la pensa come tutti gli altri, perché vedi che poi spara in prima pagina nel caso, perché poi i giornali non lo scrivono ovviamente, no? Certo, ma quindi, ci mancherebbe, purtroppo. O per fortuna, per chi fa questo mestiere, poi un titolo del genere porterà tot centinaia di copie in più su Roma per quanto riguarda il venduto di questa giornata. Ma poi non è possibile non scriverne adesso, cioè per la cultura che abbiamo adesso a Roma e per l'importanza che ha un singolo calciatore in questo momento, questo è il titolo. Io chiedo, ma è una cosa che io non conto niente, di cambiare questa cultura, cioè di arrivare a ripartire dalla Roma e non dal De Rossi e non da Zeman. Io da Totti l'accetto, ancora l'accetto e lo accetterò sempre perché è un caso che rimarrà unico e le eccezioni confermano le regole. Ma parlare della Roma, qua si parte sempre, cioè sembra gossip, capito? Non sembra più calcio. È sempre gossip, hai ragione, perché tra l'altro magari se lo ricorda solamente chi come noi segue un po' più di calcio estero, quindi si ricorderà che ad inizio stagione ad esempio in panchina c'è finito Lampard. Sì. Si ricorderà ad esempio che lo scorso anno in panchina ci finiva regolarmente gente come Fernando Torres oppure Rooney. Sì. Si ricorderà ad esempio che c'erano Mancini, ha fatto delle scelte non dolorose di più, quindi ha gestito degli uomini con particolare attenzione ma anche con particolare severità, perché ovviamente si fa così. Ma la stessa cosa l'ha fatta Mourinho nel Real Madrid. Ricordiamoci, adesso chiaramente anche in Spagna, no? Ci sono i casi Sergio Ramos, le dichiarazioni contro Mourinho, insomma una certa poca simpatia tra i due, vengono sempre trattate comunque come casi di spogliatoio, come casi che sono normali in un calcio di oggi. Sì. Io vorrei trattarlo dal punto di vista oggettivo di chi sta guardando la carriera di Daniele Rossi, che è stata straordinaria fino al 2006 con la conquista del mondiale, poi lui devo dire che il suo apice è stato proprio subito dopo con la prima parte dell'era Spalletti, e che poi si è arrestata. Sì, si è arrestata. Io non ricordo, se non è stata... adesso mi rivolgo a tutti quelli che ci stanno sentendo, quando è l'ultima volta che ricordate De Rossi che dal limite dell'area prende e mette il pallone sotto l'incrocio? Sì, è vero. Al di là del gol di testa a Catania nella giornata di pioggia in quella partita, quando è che ricordate gli inserimenti? Però non è stata una grande Roma in questo frangente, in questo periodo. Cioè De Rossi, io per questo dico, non è come l'Amp. Ma 2 anni fa la Roma contendeva lo scudetto all'Inter. Vabbè, De Rossi c'era. De Rossi sì. Con la Roma di Ranieri c'era, e come se c'era. Perfetto, il primo era. Però tutti quanti non abbiamo negli occhi una crescita continua di un giocatore. Quello voglio dirti, capisci? No, però è proprio per quelli... il top di un giocatore, sì. Si diceva sempre, lo si raggiunge ai 28 anni. Sì, ma De Rossi questo non è Messi. Questo lo si è detto per i Falcao, per Ancelotti, per tutti quanti i grandi centrocampisti che sono passati nella Roma. A me Daniele De Rossi dà un'idea particolare, ed è la mia idea ovviamente, certo, la mia impressione. Certo. Che a 25-26 anni la sua crescita professionale e tecnica si sia... arrestata. Ci può stare, però quello che ti dico è che De Rossi non è Messi, che non fa gol, quindi non è un trequartista. Non si tratta di quello, si tratta anche semplicemente di andare a fare un contrasto e togliere il pallone e sradicarlo dai piedi dell'avversario di turno, cosa che ancora oggi vedi fare, ad esempio, uno Xabi Alonso, che è comunque un grande costruttore di gioco, ma è comunque uno che si butta in mezzo ai piedi dell'avversario, quindi è un regista barra anche mediano, a seconda di come gli va di interpretare il ruolo, e lo interpreta alla grande, perché poi è titolare nel Real Madrid, titolare anche nella nazionale spagnola. No, sicuramente io non mi ricordo un De Rossi che sradica il pallone
dalle caviglie di un avversario, dai piedi di un avversario nel centrocampo della Roma. Magari me lo ricordo più in nazionale. Però prometti che da domani proviamo a ripartire dalla squadra più che dal singolo, perché poi a me qua... Beh, lo sai che mi dà fastidio? Oggi è stato Daniele De Rossi. Assolutamente. Per cui, a un certo punto però, se io sono Fred Zeman e devo pensare alla squadra, ecco che torniamo alla Perfetto. Squadra. Devo anche pensare, ma questo giocatore è funzionale al mio gioco oppure no, mi serve no, più un ragazzino... No. Io non sono d'accordo con Taxidis, perché secondo me non è indecente, non è a livelli tali da poterlo schierare in una squadra di Serie A importante come la Roma, ma questi c'ha. Sì, sì. E poi allora l'alternativa, siccome Bradley era infortunato, l'alternativa è quella di giocare con Bradley centrale, Florenzi e, quando sta bene, Pjanic. E poi comunque si può anche fidare di Zeman, che se dice che Taxidis va bene magari qualcosa ne capirà, insomma qualcosa ci vedrà, non credo che sia... Ne capirà, però gli errori si possono fare. Io credo che Zeman, sì, magari con Taxidis un minimo di errore l'abbia fatto, nel senso di portarlo così presto dalla Serie B alla Serie A, perché secondo me il greco non è pronto. Dobbiamo tornarci domani, perché io continuerei, oppure a pranzo, ci vediamo a pranzo, perché per esempio in Inghilterra a 21 anni non sei pronto di più. Wilshere, l'Arsenal ci ha messo due sì, secondi. No, aspetta, hai ragione. È finita, ma per calma, me la prontezza la dà Florenzi, che ce l'ha 20, quindi sì, uno in sì, meno. Certo. Nel senso che sei pronto, se hai i mezzi tecnici, le qualità e la testa per essere pronto. Taxidis non ha nessuna di queste qualità. Ci torniamo domani, è macello, sono le 8:01. Ciao Carlo, buon lavoro. Anche a te, caro Flavio. Carlo Lazzotti, direttore di TS.